È successo un 48, è un nostro modo di dire. Cosa significa? Che è stato un gran casino, una rivoluzione. Ecco, il riferimento è 1848, quindi ai moti rivoluzionari che interessano quell'anno, il 1849, e c'è un compositore che possiamo definire rivoluzionario, anche insospettabile per quello che è il suo carattere, che ha effettivamente partecipato al 48, quindi non è soltanto nel senso metaforico del termine. Vi darò 5 indizi per scoprirlo. Allora, è nato nel 1813, è autodidatta, odiava Meyerbeer, Rossini dice la sua musica, è in grado di regalarti 15 minuti di perfezione, ma anche delle ore di sonno, e oggi avrebbe odiato Apocalypse Now. Allora, se avete indovinato sulla base di questi 5 indizi, avete la mia stima. Se non avete indovinato, l'avete comunque, perché pur non essendo esperti di dire che state ancora guardando questo video. E stiamo parlando di Richard Wagner. Sì, il serio, austero Wagner ergeva barricate nel 1848 e nello specifico nell'insurrezione di Dresda insieme a un rivoluzionario filosofo russo che si chiama Bakunin e che alcuni di voi presumo conoscono. È fondamentale questo evento nella vita di Wagner perché lo costringe ad un esilio forzato a Zurigo. E a Zurigo Wagner ha un'idea, scrivere un'opera e dedicarla al mito più importante della tradizione sia germanica che norrenica, ossia Siegfriedo. Ma nella stesura di quest'opera si rende conto di un problema, ossia limitare l'opera agli ultimi giorni di vita di questo personaggio rischia di avere un effetto controproducente, quindi di non realizzare la catarsi nel pubblico, quindi di mettere in scena un eroe poco credibile, perché mancano delle doverose premesse degli antifatti a quella che è la sua morte. Allora, l'idea di Wagner è quella di realizzare una tetralogia, ossia quattro opere dedicate a questo rito, un prologo e tre giornate. Stiamo parlando dell'Oro del Reno, la Valchiria, Siegfriedo e ancora il Crepuscolo degli Dèi. È fondamentale la tetralogia della vita di Wagner, tanto che ne occupa un lasso temporale piuttosto esteso, che va dal 1848, quindi il concepimento, al 1876, anno in cui nel mese di agosto saranno rappresentate tutte e quattro le opere in 4 giorni di seguito al Teatro di Bayreuth. Quindi quello che mi propongo nei prossimi video, nonostante io non sia un estimatore di Wagner dal punto di vista musicale, anzi lo trovo straordinariamente soporifero, quindi mi servirà più di un caffè, è quello di affrontare le quattro opere singolarmente dal punto di vista della trama e delle loro peculiarità. Perché? Perché a Wagner comunque deve riconoscersi una certa superiorità rispetto ai suoi colleghi e i suoi coetanei proprio nelle modalità di concepire un'idea, un'opera e di svilupparla in modo coerente ed unitario.